Buongiorno, buongiorno a tutti. Salve, sono Marco dell'Ufficio Formazione e benvenuti al nostro appuntamento del venerdì. Per come è una consuetudine, anzi è un appuntamento che aspettiamo io non con ansia ma con piacere, perché mi ricordo quando con Patrizio, anzi chiamiamolo subito, Patrizio sei con noi? Buon pomeriggio, ciao Marco. Buon pomeriggio a te, ciao. Facevo un'introduzione molto informale anche perché come potrai notare questo non è il mio ufficio, ahimè. Prossimo ambiente. Sì, mi sono creato un ambientino mindfulness, rilassante. Sto respirando come il nostro amico Elio Manni, che abbiamo trasmesso qualche giorno fa, mi ha spiegato. Prendo fiato, respiro, mi rilasso e aspetto il fine settimana, come molti delle nostre amiche e nostri amici a casa. E stavo dicendo che mi ricordo quando abbiamo costruito questo nostro percorso con te e con Elio, dicevamo, ma in che giorni li mettiamo? Quando sarà meglio, il lunedì, il giovedì? Ho detto, no, facciamoli di venerdì, perché le settimane sono sempre più toste da portare a casa, è sempre più complicato dare voce, e una bella voce sorridente e rispondere a tutti i nostri impegni. E quindi il venerdì ci sono tante amiche e amici che mi scrivono, non vedo l'ora che arrivi Patrizio, che arrivi Elio, a raccontarci un po' come poter affrontare lo stress, la confusione, come star meglio, perché poi la mindfulness cos'è? Voglia di star meglio, giusto? Siamo in contatto con noi stessi per il nostro benessere. Sì. Molto bene, molto bene. Allora, guarda, dico due o tre cose tecniche, in modo tale che poi lascio spazio a te. Allora, molti già ci seguono perché quindi sanno come funziona, però magari qualcuno la prima volta è collegato con noi. Potete, anzi dovete, noi avremo molto piacere poter leggere nella parte conclusiva, negli ultimi minuti di questa diretta che durerà più o meno un'ora, delle domande. Come porre le domande? Tramite il pulsante DR. Il pulsante chat è disabilitato semplicemente perché Zoom tramite la chat non permette di archiviarle le domande. Noi invece con DR possiamo archiviarle in modo tale che se ne arrivassero tante le leggiamo comunque. Poi, Zoom sta già registrando la vostra presenza, quindi non c'è bisogno che dichiarate nome e cognome perché lo facciamo col collegamento punto e punto. Questo ci permette, entro 7 giorni lavorativi, perché il sabato e la domenica io e i colleghi in regia, anzi un saluto ad Andrea che è il nostro boss della regia, il genio del web, che permette che tutto questo si svolga correttamente, lunedì ci mettiamo mano. Quindi lunedì prendiamo le statistiche, inviamo gli attestati che arriverà con un PDF, quindi un'email. Qualora non vi arrivi entro martedì, mercoledì, dopo aver guardato anche nella spam, scrivete a info@raffaelloformazione, sarà mio impegno personale mandarlo. Quindi ecco, l'attestato arriva, le domande le facciamo, la mindfulness l'aspettiamo, quindi Patrizio io andrei nel buio della chat e lascerei te in questa bellissima luce a raccontarci qualcosa. Iniziamo il nostro percorso. Bene, a più tardi. A dopo, grazie Marco. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, ecco, come diceva Marco, siamo alle fine settimana, sicuramente è il momento e anche in quest'ora, dovrebbe essere un orario da aperitivo, incontrarci e iniziare a ragionare per come stare bene insieme. E avete lavorato sulla respirazione, tutta la parte dello yoga, e adesso c'è un incontro di Oriente Occidente dove la mindfulness ormai fa parte da tanti anni delle pratiche occidentali. Per me è un piacere parlarne perché per tanti anni è stata una sfida e soprattutto una scommessa. E come abbiamo deciso anche di parlarne in questi incontri, possiamo mettere insieme anche tanti aspetti che fanno parte anche della mindfulness, che diventa spesso anche un atteggiamento nei confronti della vita quotidiana. Ne approfitto per farvi vedere alcune cose che ci fanno da scaletta, da percorso, che dobbiamo tenere insieme. Guardate. Eccolo qua. Allora, vediamo subito perché l'abbiamo chiamato triangolo del benessere. Che cosa ci deve far pensare? Quali sono questi punti del triangolo? E questa diventa un po' una scommessa per stare
un po' di tempo insieme, quest'oretta, e andarli a individuare, andarli a scoprire. Tendenzialmente quando ci si avvicina e si decide di, utilizzo un termine molto meno tecnico, ma di scalare delle marce, stare più in contatto con se stessi, ci sono dei campanelli d'allarme che hanno suonato. E tendenzialmente sono dei campanelli d'allarme più fisici. Poi anche nei colloqui, o anche in un primo colloquio, anche prima delle sedute, noi possiamo vedere che sono anche dei campanelli d'allarme, sia fisici che psicologici. Io partirei, ecco, da un discorso che con Marco non ci eravamo messi d'accordo, ma faceva notare l'ambiente, e in effetti per me è un'osservazione e diventa che la mindfulness vuol dire mettersi in contatto con se stessi e con il circostante, con tutto quello che viviamo, perché abbiamo arredato la nostra casa in un modo, perché abbiamo arredato il nostro studio, il nostro ufficio in un modo piuttosto che un altro, perché scegliamo quel tipo di arredamento, perché scegliamo di vivere in un luogo piuttosto che un altro, oppure decidiamo, ci stiamo organizzando per trasferirci, o se non ci stiamo organizzando, ci stiamo organizzando con i pensieri. Come diceva Enzo Spaltro, la speranza di benessere è già benessere, perché stiamo lavorando per stare bene. Voi avrete sentito anche dai telegiornali, qualche tempo fa, la scomparsa, 10 giorni fa per essere precisi, la scomparsa di Thich Nhat Hanh. A 95 anni, monaco vietnamita buddista, che da Martin Luther King era stato segnalato per il premio Nobel per la pace. Tante opere, tanti scritti ha fatto negli anni riguardo la mindfulness, riguardo la pratica, ha fondato diversi centri, tra cui mi è venuto subito in mente un libro che aveva scritto qualche anno fa, Spegnere il fuoco della rabbia. Parla molto di emozioni come possiamo vedere anche nei film d'animazione che stanno uscendo, nei film, ma in particolare riguardo ai bambini. Immagino i bambini, una famiglia seduta sul divano che fanno la serata cinema e decidono, mangiando popcorn, decidono di guardare un film come Inside Out, dove il consulente tecnico era Paul Ekman, massimo studioso delle microespressioni facciali, e uno dei consulenti che partecipa agli incontri del Mind and Life Institute sulle Montagne Rocciose, dove uno degli animatori è proprio il Dalai Lama. Il Thich Nhat Hanh ci parla proprio anche del silenzio. Tra una parola e l'altra, tra il tono emotivo, tra il valore del significato delle parole, abbiamo bisogno del nostro silenzio. Facciamo fatica a stare in silenzio o andarlo a cercare e stare in contatto con noi stessi. Tutto il giorno siamo concentrati e siamo presenti in rumori, in attività, viviamo nel traffico. Il silenzio è un dono, mi viene da dire in questo momento. Anzi, ripensando proprio a Thich Nhat Hanh, lui aveva scritto anche un'opera su questo, Il dono del silenzio. In questo caso, un nostro gioco, non volendo, che stiamo creando, ecco, dicendo proprio a tutti gli insegnanti in questo momento, immaginiamo la figura retorica del chiasmo, dell'incrocio dei termini. Vediamo come cambia, come dà più luce dire il silenzio è un dono o il dono del silenzio. In questo momento è un esercizio che possiamo fare per avere consapevolezza su quello che facciamo. Pensando a oggi pomeriggio, mi è venuto in mente una delle opere che sicuramente abbiamo tutti in casa o possiamo in qualche modo recuperare, e spero che l'immagine che ho riportato qui sulla mia destra sia un segnale, è l'opera del libricino Il Piccolo Principe. È vero che era proprio lui che ci faceva notare questa cosa, il piccolo principe, vedete che con
la consapevolezza. In questo caso più del cervello mindfulness del cagnolino, del suo compagno, ecco, come due innamorati che guardano entrambi nella stessa direzione per costruire il futuro stando fortemente sul presente. Abbiamo parlato di benefici fisici, noi perché lo si fa? Perché se decidiamo di andare a riguardare, a stare in contatto con il nostro respiro, stare in contatto con noi stessi. Un primo beneficio potrebbe essere questo: capire come dormiamo per avere una corretta igiene del sonno. O utilizzo un altro termine, una ristorazione del sonno. Dormire troppo poco, o addirittura anche dormire tanto, è dovuto probabilmente ai dei fattori dello stile di vita che abbiamo nel quotidiano. Allora, un beneficio, una parte, un vantaggio fisico è questo proprio, la stabilizzazione dei disturbi del sonno. Un altro, lavoriamo molto bene per ridurre le malattie cardiovascolari e l'apparato digerente. Sappiamo che nel momento che siamo presi da tanti progetti, attività, abbiamo detto le volte scorse che la nostra mente è come una scimmietta che va da un punto all'altro per poter progettare, per poter costruire, per poter vedersi, a un certo punto noi invece abbiamo bisogno di aumentare la nostra capacità di concentrazione, per essere concentrati su quello che desideriamo, non solo di quello che, di cui abbiamo bisogno. Prevenzione e cura degli stati d'ansia, perché stare, ci colleghiamo benissimo con la presentazione, il saluto ha fatto Marco, responsabile della formazione, all'inizio oggi pomeriggio. Diciamo, non sono in ansia. Ecco, è una parola che sentiamo, spesso anche viene apposata, ma dobbiamo capire bene il controllo e che tipo di stato stiamo vivendo. Perché andando sul futuro è chiaro che l'ansia è qualcosa che mi porta sul futuro. Non ho interessi, apatia, oppure ecco, andiamo su qualcos'altro che andiamo a vedere bene. Su cosa ci produce la maggiore produzione di endorfine. E che cosa sono? Vedete, dei neurotrasmettitori che ci producono benessere attraverso un'azione che ci fa sentire meno il dolore. Ecco, questo è un vantaggio della meditazione. Io ne guarderei altri, perché sono tutti campanelli d'allarme che a ognuno di noi ci può toccare su alcuni aspetti o su altri. Aspetto della serotonina, che è l'ormone che si produce a pagamento. Noi quando siamo appagati, quando siamo innamorati, quando il rapporto tra genitori e figli, ecco che cosa succede. Quell'ormone si scatena, si apre e produce, noi siamo appagati, stiamo bene, vogliamo stare con quella persona. La meditazione ci porta anche a questo. Produciamo anche più un altro neurotrasmettitore, di quello che ci dice, ecco, la produzione di GABA. Vedete cosa ci sta dicendo? Se diminuisce il GABA, il soggetto tende ad andare più verso alcune dipendenze. A volte per dipendenza pensiamo ad aspetti fortemente tossici che possiamo notare, ma il tossico è anche un po' come potete vedere nella commedia I Love Shopping, tratta dal romanzo di Kinsella. Tutti i comportamenti che fa la protagonista. Ci avviciniamo a guardare altri aspetti che ci fanno star bene, come che il primo punto che abbiamo toccato oggi è la produzione di melatonina, qua aumenta, è maggiore. Ecco perché stabilizza il sonno. Abbiamo un altro punto, l'ormone della crescita, che protegge i tessuti dell'invecchiamento. Ecco la produzione, famoso HGH.
Ne abbiamo un altro, sto pensando proprio in questi giorni, l'anno scorso con Assodiabetici di Pesaro hanno fatto un incontro proprio per parlare di questo. Cioè, maggiore produzione di questo ormone, di HEA, è l'ormone che invece se c'è, è carente, le nostre difese immunitarie iniziano a cambiare. Oh, questo è un punto chiave perché stanno aumentando all'interno delle organizzazioni, delle istituzioni, per organizzazioni intendiamo istituzioni, le scuole, le aziende, è qui che il punto chiave, perché se si abbassa il cortisolo, che cosa, quando è che si attiva il cortisolo? Quando siamo fortemente stressati. Questa è un'ultima ricerca del Massachusetts Technology, che l'espessimento della corteccia cerebrale per chi poi forti meditatori è da 8 a 16 millesimi di millimetro. È una cosa recentissima che ci stanno facendo notare. Benissimo. E benefici mentali, ecco perché abbiamo parlato di concentrazione, mente più serena, lucida, si sviluppa un senso di benessere, possiamo concentrarci maggiormente, ma soprattutto per i lavori, che tutti i lavori richiedono concentrazione, nei lavori intellettuali, ai lavori manuali, perché devo stare attento, devo avere delle informazioni, devo concentrare, lavoro con l'informazione che mi è stata data e con il mio sviluppo di intelligenza motoria che ho, per fare questo lo faccio in gruppo e nei gruppi dobbiamo avere un umore stabile. Ecco perché iniziamo a vedere qual è uno dei punti del nostro triangolo. La meditazione contribuisce a creare armonia nelle relazioni, proprio per questi punti che stiamo elencando in questo momento. Essere concentrati nel lavoro, dato che siamo in una società occidentale fortemente dove viene richiesta tanta performance, negli studi viene richiesta performance perché siamo valutati, nel lavoro siamo valutati, ma noi abbiamo anche tanta attività agonistica. Pensate a tutti voi, o i vostri allievi, figli, e tutte le realtà amicali e parentali che sono legati ad attività sportive. Questo aspetto lo leggerei, come dicono gli inglesi, bottom up, cioè dal basso verso l'alto. Cioè, il nostro obiettivo è sviluppare consapevolezza. Qua ci sono due differenze. È un aspetto molto interessante. Perché è importante sviluppare consapevolezza? Per avere una vita degna di essere vissuta. Come direbbe Marshall Linehan, che poi è diventato questa frase che ho appena detto, il titolo della sua biografia. È all'interno della pratica psicoterapeutica di BT, ha inserito e inserisce tranquillamente, facendo tutte le ricerche, e non è una ricercatrice di mindfulness, ma è una praticante, la mindfulness, diventando poi anche monaca zen, andando direttamente al monastero. Perché la differenza che vediamo da questi due termini, qual è? Che per noi, per ottenere questi risultati che abbiamo visto poco fa, e stare in contatto con noi stessi, è la pratica del prestare attenzione. La volta scorsa abbiamo lavorato molto, tenuto molto presente questo termine, attenzione. Be careful, stai attento. Non è solo stai attento, è quanto l'attenzione che teniamo sveglia ci aiuta a capire dove noi desideriamo andare. Ecco perché la mindfulness non è un luogo dove noi vogliamo andare, ma un luogo dove già siamo. Siamo attenti nel nostro presente. Poche parole, diventa un ritorno a casa. Qua si vanno a incrociare due menti, quella emotiva e quella relazionale.
con l'obiettivo di fare una cosa. Già ti guardavo, ecco, della regia c'erano dei messaggi. Stiamo sintetizzando tra mente emotiva e mente razionale. È quella che Jack Canfield chiama la mente saggia, il cuore saggio. Ecco perché la consapevolezza porta a avere dei processi decisionali più chiari, determinati. E per avere un messaggio chiaro e determinato, noi, e per poter prendere decisioni, ci portiamo in un lavoro di conoscenza anche fortemente intuitiva. Non so come rispondere in un determinato momento, ma le nostre esperienze e tutta l'attività neuronale iniziano a integrarsi. E tutte le attività, ecco, prima quando dicevo felice di parlare di tutti questi argomenti, iniziamo a parlarne dove tocchiamo di aspetti di neuroscienze, ma nella pratica le neuroscienze ci sono molto utili, dobbiamo stare attenti a non stare al servizio della descrizione delle neuroscienze, ma vederli in quali sono i nostri vantaggi. Ecco qua che abbiamo la nostra esperienza emotiva. L'ambiente, ecco perché ci faceva piacere vedere le piante in tutto l'ambiente dietro nelle spalle di Marco. Perché? Perché l'ambiente diventa fondamentale in un'architettura delle scelte del quotidiano per poter ridurre, che fanno da riduzione di stress. Ecco. E soprattutto, mettiamo un quadro che sicuramente conoscerete nel campo di Papaveri, che ci aiuta a riflettere e a stare. Perché il nostro cervello non è programmato per stare in ambienti chiusi. Per quanto la maggior parte delle persone viviamo in città, vivono in città, e ancora sappiamo che i dati cosa ci dicono? Che nel 2050 il 75% della popolazione mondiale vivrà in città. Perché è lì che si attiva il progresso, tutto quello che è attività, che è sviluppo economico. Ma non siamo abituati. Abbiamo bisogno poi di gestire le nostre ansie, ma soprattutto di autoregolarci. Il termine che a noi servirà sempre, sia in funzione per noi stessi, come adulti, ma in funzione anche del rapporto, immagino, con gli studenti, con gli allievi, con gli alunni. La volta scorsa abbiamo detto dai 5 anni in poi la pratica si può fare nelle scuole, anche in famiglia, o perché la parola che a noi serve è lo sviluppo dell'autoregolazione. E questo si collega con tutto quello che si fa, anche il lavoro che si fa con Elio Manni. Ecco perché lo yoga, ma non solo lo yoga, insieme ad altre arti marziali. In questo momento mi viene in mente subito il Taekwondo, abbiamo riportato. Per noi diventano attività fondamentale per l'autoregolazione. Prima abbiamo parlato di decisioni, ora parliamo di senso di iniziativa. Per noi fondamentale. Senso iniziativa è quello che viene richiesto proprio nelle organizzazioni, nelle attività. Quello che anche, soprattutto le maestre nei piccolini vedono come, qual è la proattività del bambino. Se lo mettiamo nelle fasi più adulte, quando il ragazzo, il bambino cresce, è tra le 8 competenze europee. Qua iniziamo a vedere che nell'attività quotidiana la maggior parte delle persone, noi tutti, siamo in questa condizione, mindlessness, dove c'è il termine less. Non c'è il termine della pienezza della mente che è presente con se stesso e non può e non deve permettersi di pensare, lo dico in termini molto informali in questo momento, che cosa ci sarà per cena questa sera alle 8?
In quel caso saremo nell'ess. Vedete, andiamo a pensare a tutte le cose. La nostra mente va tanto lì. Perciò dobbiamo andare in quest'altro modo. Un modo per praticare, d'essere presenti e fermarsi. Il quotidiano, sappiamo che ci viene chiesto di non fermarci. Oggi ci sono tante tecniche, strategie per ricordarci di fermarci, di prestare attenzione a ciò che ci circonda. Prima cosa che dobbiamo fare, ecco qua, fare 3 respiri. Come diceva il maestro che abbiamo citato prima, Thich Nhat Hanh, inspirando, poi espirando, espirando sorrido e ricordo di essere presente in questo momento. Per poterlo fare dobbiamo sederci tranquilli e un primo compito è ascoltare i rumori della stanza. O perché siamo partiti a parlare del silenzio. Ricordate? Ci dedichiamo un minuto, ascoltiamo i suoni. Ascoltate i suoni che vi circondano. Un minuto ascoltato quelli distanti. Scopriremo che il suono non è né buono né cattivo, è solo un suono. Durante il quotidiano, il fermarsi, senza fare, quando non possiamo fare delle sedute di meditazione, delle pratiche strutturate, sia in gruppo che da soli, è una prima pratica per metterci in contatto con il dono del silenzio e metterci in contatto con noi stessi. Siamo partiti dal paesaggio. Se pensiamo che nella Convenzione Europea del Paesaggio i primi punti che vengono elencati sono proprio questo. Quando si parla di paesaggio non è un fenomeno puramente oggettivo, in conseguenza non si parla di territorio, ambiente, non si parla neanche di puramente soggettivo, cioè qual è il mio stato d'animo. Noi che cosa stiamo facendo se utilizziamo 2 termini inglesi, mindscape e landscape? Dobbiamo far dialogare questi 2 paesaggi. Qual è l'ambiente dove stiamo e come noi stiamo, il nostro paesaggio mentale, in quell'ambiente, come ci troviamo? Il nostro ufficio, il nostro studio, la nostra scuola, l'interno delle aule, come sono strutturate, la presenza di vetrate, quanto sono grandi le finestre. Nella Convenzione Europea del Paesaggio manca la parola psiche, psicologia. Che cosa succede? Questo non lo dobbiamo notare perché se noi pensiamo tra le 10 città più verdi del mondo, mi viene in mente la 10ª città, parto proprio da quella, che ha una densità di popolazione molto alta, è Los Angeles. Avreste mai immaginato che Los Angeles è una delle città con il più verde all'interno del proprio confine? E se per capirci le dimensioni di una città come Los Angeles è come tutta l'Umbria. E l'Umbria è il cuore verde d'Italia. Però l'Italia non rientra tra le città, tra le nazioni al mondo dove c'è l'aspetto del verde. Anche dove sono ubicate le nostre strutture ha un valore per poter vivere e lavorare bene e stare in contatto con noi stessi. Ecco perché il paesaggio, la pianta, l'odore che diventa fondamentale per il nostro benessere. Il cervello si attiva con tutte queste cose qua. Si attivano le aree
più nuove e il cervello più antico. Quello che dice Nathan, diceva, spegni il fuoco della rabbia, ci attiviamo, diventa il cervello più antico, si attiva nel momento che ci arrabbiamo. In questo momento noi che cosa ci viene richiesto? La meditazione ci richiede di avere un ritmo più lento. Mi è venuto in mente, ecco, qua ritroviamo quasi una formula matematica, chiamata matematica esistenziale, trovate nel romanzo di Milan Kundera, devo imparare dove è l'accento, il romanzo della lentezza, ci fa notare proprio questa cosa. E vedete come noi ci comportiamo e come noi camminiamo. Nelle sedute di meditazione camminata, il passo, la camminata diventano fondamentali. Il grado di lentezza è direttamente proporzionale all'intensità della memoria. Cioè, il grado di velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio. Io aumento, immaginate quando avete degli appuntamenti in una giornata e andiamo da un ufficio all'altro o all'interno da un'aula all'altra all'interno della scuola, come se noi volessimo dimenticare quello che abbiamo appena fatto in un'aula e andiamo in un'altra con un passo veloce. Dobbiamo riassettarci per poterci mettere poi, riconnetterci con altri colleghi, con altri studenti. Qui ecco la meditazione che ci dà la possibilità. Stare nel presente è proprio una trasformazione intera. Stabilire come decidiamo di arredare il nostro ambiente, vuol dire arredare noi stessi, diventa fondamentale. Per far questo, ecco, cosa dobbiamo capire? Qua adesso lo stiamo un po' intellettualizzando, ma andiamo a vedere subito un giochino insieme. In questo caso è come se ci venisse detto nella partecipazione, e vuol dire metterci la pazienza e il perdonare noi stessi quando non abbiamo pazienza e ritentare, riprovare ed esserci, è quello che ci viene detto in questa frase. Wer immer streben sich bemüht. Possiamo salvare soltanto colui che tiene un perenne sforzo, impegno, la pazienza, esserci. Ho citato persone che, purtroppo che non ci sono più, che sono scomparse recentemente, ma che ci hanno lasciato delle opere. Quello che ho appena accennato è quello di Franco Battiato, uscito nel 2004, tratto dal libro I 36 stratagemmi, un distillato di sapienza orientale, tradotto da Gianluca Magi. Esce questo distillato da 36 stratagemmi, non ne prende 10. In queste 10, vedete, prende proprio in questa canzone quello che noi viviamo nel quotidiano. Nella clinica della riduzione dello stress di Jon Kabat-Zinn, il metodo, il protocollo delle 8 settimane della riduzione dello stress, nei libri che potete trovare, tipo Full Catastrophe Living, il titolo originale, abbiamo dei casi, riporta dei casi, spesso, soprattutto anche in questo periodo di Covid, persone che hanno iniziato a mettersi più in contatto con se stessi, farsi la domanda: sono arrivato a 65 anni e io so di aver sempre lavorato, anche la domenica. Che cosa ho perso? Che il lavoro sì è importante. Sappiamo che possiamo prendere dei momenti per stare in contatto con noi stessi, individuare le relazioni che ci servono per costruire il nostro triangolo. Ho visto gli aspetti neuroscientifici, sono fondamentali. E poi abbiamo le relazioni. Scorrono gli anni, nascosti dal fatto che c'è sempre molto da fare. Il tempo presente si lascia fuggire. Come si lascia fuggire questo tempo presente? Le scuse condizionali siamo noi a farle, a darle. È diverso da quello che potete sentire nella canzone di Simon Garfunkel, The Sound of Silence,
è diventata famosa poi nella colonna sonora del film degli anni 60, Il Laureato. Qui abbiamo tutto il testo della canzone. Vedete, l'equilibrio si vede da sé, si avverte immediatamente, ribussa i miei pensieri. Un desiderio di ieri ed eterna lotta tra sesso e castità. I poli opposti. Che cosa ho perso? E si domanda, com'è la tua vita oggi? Chissà perché avrò abdicato a qualcosa che invece per me diventa fondamentale. Perché abbiamo preso questa canzone? Ma ecco, diventa un esercizio a scoprire canzoni, poesie, filastrocche, favole, parabole shock della cultura orientale, buddista, buddismo Chan, Zen, la traduzione giapponese, Sufi. Perché possiamo vedere dove e come la nostra mente inizia a vivere diversamente uno stato di coscienza più al presente. Diversamente, in un tono giocoso, quello che ci viene richiesto, proprio come stiamo facendo in questo momento, All Together Now, tutti insieme, abbiamo due versi diversi di Beatles. Questa canzone, All Together Now, molto adatta per i bambini, ai bimbi piace molto, per il ritmo. Chiaramente abbiamo preso i Beatles proprio per questo, perché c'è stato un momento, che sono stati i primi poi a sdoganare la meditazione, e nell'album Norwegian Wood l'introduzione del sitar, vuol dire che c'era tutta l'influenza del lavoro loro e dell'esperienza con il maestro Roshi in India. Però ha una domanda, vedete, come tu scoprirete come tutta la canzone cambia in tutta la struttura. Struttura rimane sempre questa, ma la prima domanda è: posso avere un po' di più? E aumenta. Vedete, 1, 2, 3, 4, poi posso avere un po' di più e aumento i numeri. Abbiamo la tendenza sempre di chiedere di più, ma nel fermarci non andiamo a scoprire chi siamo noi veramente. George Harrison, sempre all'interno del gruppo, fa questa riflessione e riporta con un altro brano, Io, me, mio, che non riesce a staccarsi da sé. E durante tutto il giorno, durante tutta la notte, quello che si può dire è solo Io, me, mio. Ecco, il nostro mondo, noi, una visione autopoietica, cioè ecco proprio come l'opera con mano allo specchio autoriflettente di Escher, il litografo olandese, vedo tutto, ma vedo tutto me stesso. Devo riuscire a vedere gli altri per mettere in interconnessione. È come se noi avessimo due lupi. Ecco qua, immaginate i nostri bambini, i nostri ragazzi, noi stessi, perché perdiamo la pazienza? Allora abbiamo un lupo che desidera essere paziente, coraggioso, comprensivo, gentile, e un lupo in cui invece il mio collega mi ha fatto questo, avrò modo di vendicarmi. Vediamo delle scene, ecco, tra bambini, quando, ecco, vengono fuori anche dei stili più aggressivi. Questo è l'altro lupo, un po' come una parabola orientale del mostro a due teste. Che uno cerca di mangiare l'altro, uno si alimenta, il mostro a due teste che va a mangiare l'erba più buona, e diventa più aggressivo, però di conseguenza non alimenta l'altro. Siamo come due lupi. Quale lupo decidiamo di scegliere? I dettagli sono importanti, perché possiamo costruire, come abbiamo visto, decidiamo di fermarci. Questo lo sappiamo, quando diciamo, oh, devo rispondere a un'altra email, ho un altro messaggio. Questo fa parte della nostra attività. Con questo quadro di
natura morta col Martin Pescatore, De Pisis, va nei dettagli. Mettere i dettagli per lui diventa fondamentale per poter leggere tutte le sfumature del paesaggio, le sfumature dell'ambiente che abbiamo deciso di costruire per la nostra vita quotidiana. E questo solo con il respiro lo possiamo scoprire, perché decidiamo di fermarci. Se non ci fermiamo, non avremmo mai scoperto, se non ci fossimo fermati, non avremmo mai scoperto, questo gioco di tempi verbali, per capire come stiamo andando sul futuro. Tante volte si parla di termini, anche un linguaggio più aziendalese, di vision, cioè quali sono le nostre competenze sul futuro e posso scoprire fermandomi, facendo anche intanto quel piccolo esercizio di meditazione che abbiamo visto prima, prendendoci un minuto alla volta. E questo inizia a liberarci dalle nostre abitudini. Quali sono le abitudini che abbiamo? Qual è il copione che tutti recitiamo? Pure, ecco, in un lupo c'era prendere la rivincita, andare sull'intensità, o il desiderio di fare più cose possibili, questo desiderio insaziabile. Ecco, tutti conoscerete i Barba Papà. Mi sono piaciuti per tanti motivi, ecco, li ricordo bambino negli anni Ottanta. Sono state, se li guardo ora, con al fianco una bambina per poterli guardare, allora ho delle domande diverse e mi faccio le domande che mi facevo da bimbo, sono i primi cartoni animati ecologisti. Però l'autore, un professore americano che viene a insegnare in Europa, in Francia, si innamora di quella che poi diventerà la sua futura moglie e non sapeva il francese. Per mettersi in connessione con lei, inizia a disegnare. Da disegnare Barba Papà e la signorina Giacomina. Ecco perché poi la realtà l'ha fusa con la fantasia l'ha portata nella realtà. E che la realtà porta, la colleghiamo alla meditazione, a essere pienamente presenti. Lui è presente per ottenere il risultato di comunicare con la signora, con la ragazza cui si è innamorato e va a costruire quell'immagine che vedevamo nel Piccolo Principe. È in contatto con l'immediato. La fantasia si perde, poteva perdersi nel pensiero. La fantasia l'ha portata alla realtà. Un po' come noi nel quotidiano siamo costretti, dovremmo fare quello che ha fatto Ulisse. Sa quali sono i pericoli. Allora dice alle persone intorno a lui e per attraversare la situazione. Quello è lui che impersona il coraggio. Consapevole di essere ricettivo di tutto quello che succede, ma di essere presente, forte. Non deve cadere nella tentazione. L'arte ci dà questa consapevolezza. Vedete, anche in questa opera, perché ci sono situazioni in natura. Che comunque sia, riescono a costruire un percorso. Noi, avendo una mente che è l'unica mente che ha la capacità di pensare a se stessa, è l'unica mente che dice come io sto e come io penso che gli altri pensino di me, e vuol dire anche sviluppare una teoria della mente, saper leggere anche nel pensiero dell'altro. L'arte di ascoltare è questo, capire quello che l'altro mi vuol dire, mi sta dicendo. Questo lo posso sapere stando in silenzio, diminuendo le parole. Ecco qua l'apprendimento socio-emotivo. Ecco perché abbiamo parlato sempre di autoregolazione, per noi fondamentale. Perché l'autoregolazione porta. Perché è stata inserita nella DBT per pazienti dove hanno difficoltà a gestire la rabbia, perché
senti border, allenamento specifico di abilità. Qui a noi che ci piacciono utilizzare delle parole, gli americani sono molto bravi in questo, vedete questa parola safe, possiamo pensare anche a una sicurezza. Vedete, abbiamo le sequenze, l'attività, il focus sull'apprendimento socio-emotivo e le parti esplicite. E su cosa ci concentriamo maggiormente? Per noi diventa fondamentale seguire un ordine prestabilito in cui le abilità più avanzate poggiano su altre più rudimentali. Ecco cosa possiamo passare sia al bambino che a noi stessi. Ecco perché quando abbiamo presentato le competenze psicologiche, che cosa ci siamo detti? Ci siamo detti proprio questo. Partiamo bottom up. Dobbiamo raggiungere, vero, la consapevolezza. Partiamo da qualcosa di base. Costruire, e mi viene in mente, ecco, dal 2001 c'è un programma Inner Kids, che è un programma dai 5 ai 18 anni, dove si può lavorare benissimo sui aspetti meditativi, dove si lavora sui pensieri, sui sentimenti, sulle emozioni, sugli eventi nel momento. Il focus sull'apprendimento socio-emotivo è trattare le emozioni che noi viviamo come una preoccupazione secondaria, un di più. Cioè, tutto questo va inserito nel programma di studio. Cioè, le emozioni fanno parte dell'organizzazione della scuola. Per noi viviamo di emozioni. Per noi le emozioni sono la segnaletica. Immaginiamo che se non ci fossimo mai arrabbiati, quante cose non avremmo ottenuto. Faccio notare i miei confini. È la qualità della rabbia, che a quel punto noi ci cambia. È la durata. All'interno abbiamo parlato di canzoni, di scuole, di filastrocche. Dal mio punto di vista, due maestri sono stati Bruno Munari, utilizzando sia tutto quello che è design, e Gianni Rodari. Qui ho cercato di mettere delle immagini simpatiche. Ma non solo, perché Bruno Munari, in questo caso in primis, in tutti i suoi lavori all'interno delle scuole, negli oggetti che creava per il mondo, aveva l'esperienza meditativa. Veniva tutto dai suoi viaggi anche in Giappone. La scommessa che abbiamo fatto, il triangolo del benessere si costruisce in questi termini. In un foglio di carta che avrete sotto mano in questo momento, sapete che alla base mettiamo le relazioni empatiche e andiamo a costruire le altre due linee con l'integrazione neurale, ecco come si attiva quello che abbiamo fatto poi nel primo incontro, con quell'esercizio utilizzando proprio il pugno, le mani che si univano, pugni, dove le dita facevano da neocorteccia, e l'altra parte è la mente coerente. L'attività e tutte le filastrocche, le poesie di Gianni Rodari ci parlano di mente coerente. Ecco quello che vogliamo dal bambino e della relazione dell'adulto con il bambino, la relazione dell'adulto con i propri partner, cioè se sono partner sentimentali, affettivi, di colleganza, colleghi di lavoro. Nel quotidiano, quello che dobbiamo fare è quello che si fa a scuola in un determinato momento, suona l'intervallo. Dobbiamo crearci degli intervalli. Mentre facciamo qualcosa, dobbiamo avere la capacità di interrompere. Possiamo mettere un segnale nel computer, avere una parola che ci ricorda un intervallo, un adesivo, un'immagine, il fermarci. È stata fondamentale parlare di canzoni, di poesia, per questo motivo.
i due emisferi, quello che abbiamo visto dal primo incontro, è all'interno, cioè, l'amigdala, si chiama proprio così perché è come la forma di una, mandorla, è una ghiandolina che registra istante per istante tutto quello che succede. Anche quando si dice l'amigdala va a fare la spesa, significa proprio per questo. Quando ci ricordiamo dove emotivamente cosa ci ha dato quel negozio piuttosto che un altro. L'emisfero, e lei è il centro, e poi abbiamo l'emisfero sinistro e destro. E quello sinistro è per il linguaggio. Il linguaggio linguistico. Mentre il destro, che è quello che elabora le parole ambigue, è quello che immaginate che quel tipo di linguaggio che noi non utilizziamo nel quotidiano, quando parliamo con il nostro vicino di casa, quando parliamo nella gestione di un verbale di una riunione con un tipo di linguaggio diverso, è quello che andrà a lavorare sui processi proprio visospaziali, come potrebbe fare un architetto. È qua che ci riporta, vedete, la differenza tra un uso quotidiano e invece l'uso poetico. Frequentare la poesia diventa fondamentale per avere e per sviluppare un senso dell'umorismo molto alto. E immaginate, ecco, come a scuola, quando ci... da noi, da bambini, tu fior della mia pianta, percosse in arredito, tu dell'umil vita, estremo unico fior. Ti descrive una sensazione, un dolore, oppure, come mi ricordo, come ci mettiamo la musica, quando sentiamo Benigni che recita la Divina Commedia, ci porta su un altro elemento. Oppure in queste giornate siamo all'interno del Festival di Sanremo, e il Festival di Sanremo rappresenta la cultura italiana. Ci piace, non ci piace, può essere criticato, abbiamo tante condizioni, le volte, vede, ma fa parte. E nella canzone che cosa c'è? L'uso poetico integra, fa uno stato neurale integrato. Ecco perché la poesia, la filastrocca, leggere la favola, i libri animati, i libri pop-up, libri come sono scritti, sono totalmente diversi dal linguaggio quotidiano. Immagino le canzoni di Paolo Conte. L'ascolta anche un bambino e sorride. Quegli occhi allegri da italiano in gita. Esprime tutto. Esprime l'atteggiamento italiano e ci descrive. Ma però stiamo parlando di sensazioni. Ecco che cosa fa la poesia, lo stato, la musica, la meditazione, perché ci porta con le immagini, le sensazioni, ci mette in attesa tutto quello che noi abbiamo concettualizzato poco prima. Abbiamo bisogno di osservare con chiarezza. La poesia ci riporta all'immediatezza sensoriale, è immediato, è quello. Avrò avuto se no 10 anni quando papà mi svelò il mistero di quello strano nome che mi portavo appresso. Era alla fine di un disco di Omar Pedrini, cioè c'era questa frase. E qua parte la musica jazz. Francesco Caffiso, al sax, Danilo Rea, al piano. E mi valsa ora la curiosità esotica delle ragazze o l'eredità di compagni di scuola. E di nuovo la musica. Noi conosciamo la poetessa Emily Dickinson, la poesia Silenzi, parla del suo valore. Però dobbiamo svelare una cosa, che se tutti conosciamo questa poetessa, lei non ha mai conosciuto se stessa come poetessa, perché lei era una giardiniera. La meditazione, come valore terapeutico, è un valore da giardiniere, da cura dell'ambiente, da cura del verde, dell'esserci nei confronti dell'altro, che troppa presenza o poca presenza, il valore dell'attenzione,
nella cura di questo verde, di questi giardini che le curava, rifletteva su se stessa e sulla cura che dava e scriveva poesie. Sono state tutte pubblicate dopo la sua scomparsa. Lei non sa di essere una, non ha mai saputo di essere una poetessa. Faccio vedere una cosa, ritorniamo su questo. Le relazioni empatiche, ecco, fanno parte del nostro percorso. L'abbiamo accennato le volte scorse, perché abbiamo toccato anche dei pezzi di musica, per noi diventano fondamentali, perché ci portano a una condizione. Faccio un esempio, prima mi è venuto da citare una canzone di Paolo Conte, una canzone che piace molto ai bambini, scritta da Paolo Conte nel 1968, però portata al successo da Adriano Celentano, ma i bambini la cantano in azzurro. Che cosa fa? In tutte le sue canzoni mette la condizione di riportare allo stato, alla fanciullezza, e portarci in ambienti. Ci mette in condizione di stare in empatia con quello che lui ricorda, quello che vive e quello che lui sente in quel determinato momento. È diventata una canzone inno. Però sono state fondamentali le canzoni, le musiche, perché ci porta, e dobbiamo ascoltarle con attenzione, perché molte ci hanno portato fraintendimenti. Se pensiamo anche la Born in the USA di Bruce Springsteen era stato deciso come seconda canzone di secondo inno nazionale degli Stati Uniti. Dobbiamo stare attenti, perché invece la canzone ci dice il contrario. Il ritornello è molto determinato, ma quella determinazione è che l'autore si mette in empatia con tutte le persone che purtroppo sono nate negli Stati Uniti. Killed Yellow Man, dato che è stato nato negli Stati Uniti, deve uccidere l'uomo giallo, la guerra nel Vietnam. Allora si pensa a un'altra canzone. Questa terra è la mia terra, di Woody Guthrie. This is land, this is your land. Ecco, questo è un brano, un pezzo che ci mette un rapporto di coerenza, di relazione, di capacità, di condivisione. Come direbbe John Steinbeck, ecco, in quel furore di poter progettare qualcosa di positivo, relazionandosi con il proprio contesto familiare, e uscire fuori da una schiavitù, quello che diceva Gianni Rodari: voglio che tutti abbiano la capacità di leggere le filastrocche, ecco, le sue famose favole al telefono, essere acculturati o per avere grandi titoli, ma per non essere schiavi. La meditazione ci riporta a casa per non essere schiavi, ma di essere in contatto con noi stessi. Questo è un lavoro di ricorsività, perché stiamo tornando un attimino indietro, nell'attenzione del rapporto tra fantasia e realtà. Meditazione utile quando il nostro pensiero va sul rimuginio. Tutti noi siamo portati a ripensare a quella persona che ci ha fatto uno sgambetto nel lavoro o non è stato puntuale, corretto con noi, a quelle condizioni che non ci rendono felici, ci portano a una condizione di disagio. Voi immaginate l'autore di Barba Papà in condizioni di disagio perché non ho la mia lingua madre. La fantasia l'ha aiutato a fare esami di realtà e vedere la persona con cui mettersi in contatto e poter avere una relazione duratura, efficace e fortemente creativa. Non solamente in relazione poi al rapporto di coppia, alla meditazione, ecco perché crea un mondo più etico, i rapporti sono stati
collegati con il contesto ecologico. Ci tengo a far vedere questa cosa che avete trovato, lo metto alla fine perché ci sono stati tanti elementi di trattative e messe nelle condizioni che abbiamo unito un po' i puntini di vari elementi. Soprattutto all'interno del lavoro con il nostro respiro andiamo a vedere che il nostro valore è veramente una vita degna di essere vissuta. La poesia è il mio valore e ciò di cui più dubito, e il vedersi nello specchio domani mattina e vedere che probabilmente ho una ruga in più è un lavoro, è il lavoro di accettazione. Questo che cosa vogliamo dire? Per chiudere, che anche tutti quegli aspetti fisici che abbiamo visto, che rallenta, è legato al processo di invecchiamento, per noi ci dà valore perché sappiamo benissimo che il nostro corpo è una dimora, come dice la poesia, è una dimora imperfetta. La perfezione ci porta poi a non vedere più noi stessi, ma a vedere sulle progettualità che vogliamo andare a costruire. La nostra mente diventa assillata nella logica del fare e non più dell'essere. Queste erano, in questi anni, Oriente e Occidente si sono fortemente unite, ma immaginate che già 50 anni fa, ecco, quando Eric Fromm parlava di avere o essere, inizia questo libro con un haiku, una poesia giapponese, dove si vive di natura e sensazioni. Ecco perché per noi diventa fondamentale andare a vedere l'ambiente e immaginiamo, per chiudere, quanto in Giappone da un desiderio del ministro della salute è fondamentale immergersi nei boschi e la pratica si chiama shiryu-yoku. Poter lavorare e lo shiryu-yoku e individuare quali sono i boschi più adeguati e con una pratica, con un sistema scientifico, dove all'inizio possiamo fare un questionario chiamato POMS, Profile of Mood States, dove valutiamo il nostro profilo dell'umore, e in questo profilo dell'umore ci sono una prima batteria, 36 items, dove vedo quanto sono teso, arrabbiato, scorbutico, attivo, energico, scoraggiato, rancoroso e quant'altro, e poi rifarlo alla fine di quando sono stato in questo ambiente. Vediamo valori diversi, dove gli stati d'animo andavano sulla rabbia, sull'ansia, sulla depressione, sul vigore, sulla stanchezza. E qui iniziamo a fare le differenze. Ecco quanto l'ambiente significa per costruire il nostro triangolo di benessere. Adesso possiamo approfondire, anche se ci sono domande, con altri ragionamenti tra di noi. Grazie a tutti. Patrizio. Allora, cosa dire? Non so come altro dirlo, se io ti adoro. Ecco, questo così proprio... proprio da... Per il fine settimana? Proprio, guarda, è una cosa... Ah, innanzitutto... Siamo stati un po' roccheggianti oggi. Esatto. Allora, innanzitutto il maestro non è Elio Manni, non Patrizio Massi, ma Franco Battiato, perché io ho fatto mia la canzone dei vecchi amanti. Ci vuole del talento ad invecchiare senza diventare adulti. Ecco. Allora, io ho dato per scontato che molti ti conoscessero già o che ci abbiano già seguito, ma ti devo presentare. Si è capito, sei un dottore, sei uno psicologo, preso dal mondo manageriale, formazione coaching, proiettato sul sociale, sull'inclusione, sulle scuole. E la tua dolcezza e poesia si sente, è una cosa fantastica, guarda, davvero.
Grazie, fa piacere. No, grazie a voi, perché poi è un modo anche per unire, ho detto unire i puntini, ma unire questi argomenti. Poi soprattutto, quando abbiamo dato vita a questo progetto sulla mindfulness, sentivamo forte l'esigenza di offrire dei webinar, della formazione, non sulla metodologia didattica, ne facciamo tanti, continuiamo a farli, ma su qualcosa che fosse per l'insegnante, per la maestra, per il maestro, perché quando stai bene con te, questo tuo star bene lo porti nel mondo, la scuola è il mondo che loro vivono, e quindi volevamo fare un qualcosa per loro. E grazie a te ci stiamo riuscendo, fantastico. E poi ti dico questa, cioè, io quando vado a trovare la mia mamma, vado nella mia cameretta, io ce l'ho tutti papà papà, cioè, li ho tutti di gomma, l'ho conservati, ce l'ho tutti. E non sapevo sta cosa meravigliosa che lui, perché non parlava francese, poesia pura, quindi fantastica, guarda. Niente da dire. Allora, ti faccio qualche domanda perché il tempo purtroppo è già finito, però dico questo, stiamo ancora insieme, vediamo quando finiamo, poi magari facciamo una sorpresa finale. Allora, devo anche confessare che purtroppo essendo a casa non ho gli strumenti informatici, non posso copiare, incollare, di ingrandire, e l'età avanza e non ci vedo più niente, e quindi ti ho un paio di domande toste che te le faccio, che l'ho segnate. Allora, innanzitutto te ne faccio una di Giulia, mi sembra, gliela riassumo. Come spegnere la rabbia dei bambini? Perché Giulia, oltre ad essere una maestra e a scuola riesce tranquillamente a spegnere la rabbia dei bimbi, ha due gemelline di 4 anni. Stupendo. Ecco, e quello che riesce a scuola magari a casa non riesce tanto. C'è un qualcosa che possiamo dire per spegnere un po' la rabbia dei bimbi? Il psicologo dottor Patrizio Massi, che consigli dà? Studioso della mindfulness. Allora, ecco, la rabbia, ecco, non eravamo d'accordo, ma ecco, l'abbiamo toccata prima, ecco. Perché la rabbia è l'emozione, allora dico, è l'emozione che si accompagna sempre con qualcos'altro, cammina con le sue sorelle, fratelli o cugini di primo grado. E ecco, mettersi in ascolto, è chiaro che lavorare con i bambini è diverso che lavorare, infatti, tra virgolette, come genitori, perché c'è un legame, c'è un rapporto diretto. Ci sono dei bellissimi esercizi, perché una volta diventava più impegnativo fino a poco tempo fa, perché dovevamo avere il CD, lo stereotto di fianco. Adesso il nostro strumento dello smartphone, utilizzando il QR code, in libri c'è Eileen Schnell, indico, calmo e attento come una ranocchia, dove all'interno è un libricino pubblicato dalla Red Edizioni, si può cliccare sul QR code e ci sono delle meditazioni anche per la gestione della rabbia, sia per genitori che per bambini. Bene. Ecco, la rabbia è l'emozione un pochettino più complessa. Voi immaginate, abbiamo proprio sdoganato Inside Out all'inizio, come viene rappresentato. E in molti, molti libri dell'infanzia, ecco, se ne parla. Qui avevo segnato una cosa, forse ci collega subito. Intanto ti dico questa che ci sta, perché Cristina mi dice: mi piacerebbe sapere se esistono delle app che aiutano con la meditazione. Stiamo un po' rispondendo sullo strumento mio scientifico in questo momento. Sì. Allora, sia quello che dicevamo prima, è possibile scaricarlo. Ecco, potete trovare tutto su... c'è questa edizione aggiornata, prima l'abbiamo citato spesso, John Kabat-Zinn, e... L'app sì, però sicuramente il QR code viene utilizzato molto di più in questo momento. Le app si stanno sorpassando, perché chiaramente prendono più memoria nel telefono. E un consiglio in questo aspetto qua. Bene. Allora, mi rimetto l'occhialino e ti faccio un'altra bella domanda tosta, se vuoi. O ne vuoi una più semplice? Dai, una più semplice subito. Laura, il titolo del libro di Milan Kundera qual era? La lentezza. La lentezza, bene. Tutte edite dalla Delphi. Lui, secondo me, è da leggere, perché è proprio un romanziere esistenzialista.
dalla insostenibile leggerezza dell'essere alla lentezza, che e poi ecco, soprattutto non vi voglio rovinare nulla, ma nella prima parte parla molto di relazioni e fa riferimento anche a un romanzo dell'Ottocento, Relazioni pericolose, dove si può andare in profondità su un linguaggio epistolare, sulle emozioni. Mi ha colpito una domanda di Maria che te la leggo subito. Buonasera, leggendo le slide sulla mente saggia, mi è venuta una domanda, non so se banale, ma la pongo lo stesso. Io sono una persona che vive di sensazioni, cioè prima di una scelta avverto, a seconda delle situazioni, sensazioni positive e negative, e ogni volta che le ascolto non sbaglio mai, quindi mi comporto di conseguenza. Fa parte dell'avere una mente saggia questo? Direi di sì, perché se non poi non ci sono nel triangolo, ecco, il nostro triangolo del benessere, che l'abbiamo presentato a metà, l'abbiamo toccato sotto tanti punti di vista, se le relazioni sono buone, allora di conseguenza empatiche intendiamo che facciamo totalmente, ci mettiamo nella storia totalmente dell'altra persona e riusciamo a prendere delle decisioni per noi e per l'altro, un po' faccio un bene per me e un bene per l'altro. Come diceva Russell Crowe nel Beautiful Mind, nella parte di John Nash. E a quel punto vuol dire che il cuore è saggio. Fantastico. Senti, ti riassumo una domanda un pochino lunga come ha fatto la maestra Paola, però è bella questa. Come possiamo misurare lo stress? Oh, ecco, va benissimo. Allora, noi teniamo in considerazione questo, che da questa mattina tutti noi siamo usciti. E abbiamo preso la macchina, era il semaforo, abbiamo preso l'autobus, poi un momento pioveva, un momento c'era il sole. In quel momento sicuramente per noi si è attivato il cortisolo. E già questo per noi ci dà uno strumento di misura. E il fatto di fare qualcosa di meccanico, e ancora il nostro cervello è programmato, non è programmato per attività meccaniche, è programmato per due tempi, questo ci tengo sempre a dirlo, nel senso che il terzo tempo l'abbiamo creato con la luce elettrica e noi chiediamo sempre, la tecnologia fa sì che noi chiediamo di più al nostro corpo e il cortisolo aumenta e abbiamo bisogno di guardare dei segnali, quali sono i segnali di allerta. Bene. Un po' come se permettete, faccio una correlazione. Un po' come nella valutazione dello stress lavoro correlato nelle aziende, ci sono dei segnali, degli indicatori. Ecco, che ci dicono a che livello, come stanno le persone, con delle domande precise. E ci porta alla valutazione che se è sul colore verde stiamo bene. Ecco, andiamo al colore giallo, siamo su un livello intermedio. E lì bisogna intervenire con gli interventi psicosociali. Dico questa cosa, nel senso che il nostro cervello è costituito dal sistema simpatico, che è quello che controlla reazioni, lotta e fuga. Il sistema parasimpatico è quello del riposo e recupero. Aumenta il cortisolo e noi abbiamo bisogno del recupero. Mi ha spaventato un po' quando parlavi del sonno, pensando come è composto il mio. Perché il sonno? Io dormo poco in maniera frastagliata, quindi sono un po' così. La corretta igiene sì, diventa importante. Va bene. No, non lo affrontiamo perché inizia a fine settimana. Non lo affrontiamo, no. Senti, ti riporto nel meraviglioso mondo della scuola solo per un attimo, grazie a un'amica, Luce Carmen, che ci scrive sempre delle cose precise. Te la leggo. Attenzione, perché prima di parlare di apprendimento socio-emotivo e di promuoverlo negli alunni, dobbiamo risolvere le varie sindrome degli insegnanti, burnout ed altre. Come se il rapporto con i colleghi, vogliamo dire qualcosa a proposito di stress? Ecco, il burnout, sì, ci ritorna, noi parliamo di relazioni, noi poi parliamo di etica, parliamo di comportamenti. I colleghi richiedono la nostra attenzione, che lo richiedono sempre di più, come magari nelle scuole ce lo richiedono i bambini, però ce lo richiedono in maniera diversa. Il bambino spesso, che potrebbe essere i figli, pensando il caso prima dei gemellini, che ci richiedono attenzione e il bambino esiste se noi diamo attenzione.
Quello è un aspetto che va valutato, perché nell'istituzione è una cosa, nella struttura invece, nel linguaggio, ecco, penso privato, arriva delle valutazioni che dobbiamo fare. Se la valutazione non è regolare, si interviene. Cioè, si interviene perché vuol dire rifare delle valutazioni. Ecco, il burnout va segnalato in una scheda di valutazione stress correlato. E a quel punto l'ASUR, se gli arriva una valutazione stress lavoro correlato che dice che tutto a posto, e dopo 8 mesi, nel frattempo c'è una denuncia perché c'è un malessere organizzativo e c'è un'incongruenza. Ecco perché ogni organizzazione dovrebbe fare degli interventi psicosociali, sia con i colloqui, con i docenti, per il focus group, per far lavorare al meglio le persone, e con magari che poi anche una gestione dello stress, anche con, possiamo chiamarle, palestre delle emozioni. Allora, dico una cosa tecnica, il webinar doveva finire alle 18:30, vedo che sono tutti collegati, non so, faremo un altro paio di domande e poi vi lasciamo la cena. Se ci fate ancora compagnia, mi prendo l'impegno di far arrivare l'attestato di partecipazione non di 1 ora ma da 1:30, in modo tale che comunque questi minuti ve li utilizzate. Senti, Laura mi chiede un testo di riferimento? Allora, parlando di... Oppure, Adesso, scusa, ecco. magari con calma, dicevo, lunedì in tarda mattinata ci sarà a disposizione, adesso faccio vedere come, la registrazione integrale di questo webinar e le slide. Magari puoi darmi due o tre titoli, li mettiamo tipo una bibliografia di riferimento, così ci pensi un attimo, le facciamo scaricare e se le possono guardare tranquillamente. Se intanto vuoi un titolo, non ci sono problemi. No, no problem. Sì. Ecco, quella che avevamo messo al primo incontro è molto, molto vasta, che diventava generica per tutto. Nel quale metto 3 titoli specifici su quello che abbiamo trattato oggi. Comunque alla maestra Giulia, che è la mamma delle due gemelline, ho detto per questo che ho scelto di avere gatti. Sono proprio un cialtrone, a volte sono un cialtrone. Senti, domanda secca te la faccio perché ho un maestro, maestro Franco, non ci sono mai, quindi te la voglio dire. Qual è l'aspetto non scientifico, ma che possiamo vivere nel quotidiano quando parliamo di mindfulness? Ottimo, bellissimo. E il bel pezzo è questo, perché noi parliamo di mindfulness come aspetto pratico, come condizione, e per tanti anni c'è stata una realtà affascinante nei confronti dell'Oriente, dovuto a tanti momenti. Non pensiamo, ecco, agli anni 60, come momento di rivoluzione. Noi dovremmo dire, se utilizziamo la parola inglese, heartfulness, cioè il cuore. Detto in altri termini, la gentilezza. La gentilezza e la compassione non rientrano, che possiamo misurare in termini scientifici, ma rientrano nel quotidiano, che sicuramente, se noi misurassimo con la risonanza magnetica funzionale, come possiamo fare per vedere chi ha tante ore di meditazione, e vediamo che il cervello ha dei cambiamenti. Ma io rischierei anche questo. Se sono gentile con i miei vicini, con il fornaio dove vado a comprare il pane, con le maestre di mia figlia, che cosa scopro? Scopro questo, che le loro aree del cervello cambiano. È la gentilezza. E la compassione, la possiamo trasformare in un altro termine, è mente di nonna, mente di nonni. Perché? Ecco, vista collegato al maestro Franco, e andiamo alla maestra Giulia. Il linguaggio, quando c'è un'emozione forte con la rabbia, essere compassionevoli e dare cure nel momento della rabbia è come potrebbe fare una nonna, che un genitore fa più fatica. Lo sguardo di un nonno sappiamo che è molto diverso. Commovente. Allora, prima che mi commuovo, anche perché le domande sono finite, me l'hanno chiesto una domanda tecnica, mi prendo lo schermo un secondo, perché mi hanno detto, ma noi come facciamo a rivedere tutte queste cose che abbiamo fatto? Allora, questo dicevo che il sito Raffaello Formazione,
tra poco, visto che ci sono maestre, troverete un bel banner con scritto propaganda ministeriale, quindi lì ci saranno i webinar per scegliere i libri per queste novità, che noi sempre commercianti di libri siamo, eh? Però per adesso questo sito trovate tante proposte da leggere, di prendersi cura di loro, per esempio è fantastico, lo clicco solo un attimo, eh? Nel prendersi cura di loro abbiamo, oltre a i classiche interventi formativi sull'area BES, abbiamo lo sportello amico e abbiamo una cosa che io non mi stancherò mai di promuoverlo, soprattutto perché i tempi di oggi sono duri e complicati, educazione sessuale nella scuola primaria. Lei è una dottoressa, è di Torino, lavora all'università, ha scritto tanto e tra poco, il 17 febbraio, si trasmetteremo, non con la presunzione di dirvi cosa fare, ma con la convinzione di darvi dei consigli e suggerimenti. Quindi iscrivetevi perché francamente ne vale la pena. Sempre per dire, facciamo delle cose che servono proprio a voi, insegnanti. Poi facciamo anche sulla grammatica e la matematica, eh? Però per adesso parliamo di questo. Allora, mindfulness, si clicca qua. Qui abbiamo tutte le proposte che abbiamo già trasmesso, che trasmetteremo appunto con il maestro Elio Manni. La prossima, allenare la mente, è per l'11 febbraio, vi potete iscrivere. Ma se cliccate su una delle altre date, li vedete i webinar. Sotto abbiamo tutte le iniziative con Patrizio. Quindi ecco, qui vedete, oggi c'era scritto iscriviti al webinar, da lunedì, tarda mattinata, vedrete, rivedi il webinar con le slide da scaricare. Prossimo appuntamento con Patrizio, 4 marzo. Quindi per non dimenticarvi, è molto semplice, scorrete il sito, cliccate su iscriviti alla mailing list e puntualmente, senza spam, vi invitiamo noi. Ricordati che questo mese faremo Patrizio, Elio, eccetera, eccetera. Poi se volete partecipare e farci compagnia, ben venga, soprattutto perché di venerdì, io lo confesso, sono talmente rilassato che sono qui in ambiente mindfulness, ho una lacrima di Moro d'Alba vicino a me, non è molto professionale, però è stato un piacere questo connubio tra scienza, medicina, esperienza, perché quello che tu dici è la tua esperienza di vita professionale, musica, poesia, letteratura, ce ne fossero. Nella chat dovete sapere che per principio non leggo i complimenti, ok? Ma mando poi la chat al relatore. E non mi ricordo chi l'ha detto, ma c'era scritto tanta roba. Quindi tanta roba, Patrizio. Complimenti. Grazie, grazie a voi. Non fa piacere. Al volo, no, solo complimenti. E quindi auguro a te, a tutte le amiche, un buon fine settimana. State con il Raffaello perché si sta bene. Buon fine settimana a tutti. Complimenti, Patrizio. Presto. Grazie. A presto, grazie a tutti.